Purtroppo, ragazzi, le immagini che vedrete in questo video non vi piaceranno perché sto parlando di una truffa che sta arrivando dai paesi dell'estremo est, quindi dalla Cina, che riguarda un'azienda che sta vendendo batterie che assolutamente evidenziano una truffa al loro interno. Di che cosa stiamo parlando? Batterie al piombo fotovoltaiche, ovvero batterie che servono per realizzare un impianto fotovoltaico, sono le cosiddette deep cycle, che servono a soddisfare una casa proprio perché consentono la scarica profonda. Qual è una caratteristica di queste batterie? È quella di avere tanta materia attiva, cioè il biossido di piombo e il piombo metallico devono essere in grande quantità. Rispetto alle batterie della macchina, le celle hanno le piastre che sono molto più spesse, sostanziose, dove ci sono dentro tanti ossidi e costano di solito, e costano assolutamente molto di più delle batterie per l'auto, che invece servono solamente per lo spunto. Poi è l'alternatore che soddisfa con la sua potenza tutti i carichi dell'auto, come le luci, il condizionatore e quant'altro. Ebbene, ragazzi, che cosa è successo? È arrivata all'amico del canale, che è assolutamente ignaro, perché, ragazzi, non è verificabile questa cosa. Questo è il brutto. Non è che possiamo, quando arriva la merce, non possiamo sapere se siamo stati truffati o no. Invece, cosa è successo all'amico del canale? Quando le batterie si sono bruciate in breve tempo, perché le deep cycle dovrebbero durare anni, almeno 4, 5, 6 anni, se trattate bene, ebbene lui dopo pochissimo tempo non ha visto più energia, cadevano, crollavano. Allora cosa ha fatto? Le ha aperte. E che cosa ha trovato al suo esterno? Una triste sorpresa. Ragazzi, vedremo tutti i dettagli in questo video. Buona visione. Ebbene, questo è un video denuncia di quanto è successo e pensate che queste batterie non le hanno prodotte per lui, ma producono migliaia e migliaia di pezzi che vengono spediti in tutto il mondo. Ma ragazzi, quando vi si brucia una batteria della macchina piuttosto che del fotovoltaico, che cosa fate? Le aprite? No, le buttate. Ebbene, non vi accorgereste mai di quello che vi hanno venduto, perché le batterie non sono apribili comunemente. L'amico Pignolo ha voluto investigare, ecco perché ha scoperto quello che c'era dentro. Lo vedremo insieme e poi trarremo anche delle conclusioni. Buona visione. Dalle prime immagini capiamo una cosa fondamentale, vedete? L'amico del canale ha iniziato con un piccolo taglio, un quadrato per vedere insomma che cosa c'era dentro. Ebbene, quello che vedete in bianco sono le piastre di ossidi di piombo, sia le positive che le negative. Ebbene, vedete lo spazio nero a destra e a sinistra? Quello doveva essere bianco, ovvero tutto quello spazio che è una cella da 2 volt. Doveva essere esattamente tutta materia attiva, cioè le piastre dovevano essere di più, il doppio direi, anche più del doppio, presenti proprio in tutta quella zona nera e chiaramente non è individuabile. Queste sono deep cycle, quindi aprendo il tappo si vede solo il centro di queste piastre, ma non si vede il destra e sinistra. Ebbene, vediamo una volta aperte cosa è successo. Ebbene ragazzi, mettetevi seduti perché all'interno ci sono pezzi di vetro, hanno riempito la batteria destra e sinistra di ogni cella con piastre, lastre di vetro avanzate, tagliate da finestre, da mensole. Ebbene l'amico del canale, quando ha aperto tutta la batteria, ha ritrovato anche qui, vedete, questo non è vetro, ma questo è una piastra di ossidi probabilmente rotta, invecchiata, da buttare. E soprattutto da smaltire. Come smaltiamo tutte queste cose che dobbiamo buttare in Cina? Ebbene, le mettiamo all'interno di questa batteria, sia questi pezzi carbognosi che pezzi di vetro a non finire, almeno le smalteranno in Italia. Ebbene, questa è una cosa indecente. Le piastre di ossidi sono, guardate qua, che sta tirando fuori una di queste. Lo spessore è questo, ma doveva essere il triplo. È una cosa veramente indecente, è piena invece di avanzi di lavorazione di vetro, piuttosto che come in questo caso di batterie esauste.
e ebbene tutti gli avanzi sono stati buttati all'interno di questa batteria. Immaginatevi, ragazzi, la faccia della, ecco qua altri pezzi di vetro, la faccia, l'espressione, lo sgomento. Adesso svuoterà anche tutto il resto, perché c'erano anche pezzi di qualsiasi forma, avanzata da ritagli di, che ne so, di finestre, di mensole. Guardate qua, questo trasparente, un altro trasparente. Ragazzi, una cosa veramente, veramente, incredibile. L'amico del canale mi ha contattato subito: Gianni, sei il canale italiano che parla di energia alternativa, è doveroso fare questo. Lui contatterà anche altre, autorità a riguardo. Ebbene, qui in questa foto c'è tutto l'accumulo. Mi ha mandato alcune foto. In una batteria c'è tutto questo accumulo e quattro piastre di ossidi che ovviamente si sono solfatate subito. Guardate quanto vetro all'interno. L'ha anche pesata la batteria. Nella totalità di vetro ci sono, lo vedete con difficoltà perché ovviamente non è un professionista, non è un esperto, però col telefonino ha fatto queste immagini sulla bilancia di questa cassetta che segna 19 kg di vetro all'interno di una batteria. Chiaramente, sollevando una batteria, se pesava la metà uno se ne accorgeva, invece riempiendola di vetro che è inerte, non è attaccabile dagli acidi, ebbene hanno fatto il loro lavoro. Qui ho fatto una zoomata io con un fermo immagine fra pochi secondi, eccolo qua, dove si vede 19 kg di vetro e rottami. Il video parla da solo, non potremmo non aggiungere null'altro. Il nostro amico del canale, caro amico del canale, e lo ringrazio perché attraverso il suo test poi mi ha contattato subito e adesso andiamo a divulgare questa truffa. Qual è la problematica? Intanto la truffa personale che lui ha ricevuto. Ha chiesto a questi siti internazionali, di cui non faccio nome, sia internazionali conosciutissimi, da cui compriamo tutti quanti, e praticamente questo sito non ha voluto riconoscere la garanzia, perché è semplice, la batteria l'ha utilizzata adesso, nello specifico lui mi ha detto breve tempo, potrebbe essere un anno. Dopo un anno, dice, la batteria è in queste condizioni, e sono passati tutti i tempi utili per avere una rivalsa, secondo questo sito, ma c'era qualcosa di più, c'era in atto una truffa. Chiaramente l'amico del canale si sta muovendo in maniera seria, in maniera tosta, anche con le televisioni, trasmissioni che ben conoscete, che smascherano, che svelano queste cose. Quindi vediamo quale sarà il proseguo. Perché dico questo? Perché la faccenda è molto più complessa. L'amico del canale, per il quale mi dispiace, è uno, ma migliaia di queste batterie stanno arrivando in tutto il mondo con dentro vetro, materiali che dovrebbero essere smaltiti nei modi appropriati. Tant'è vero che l'amico del canale è dovuto andare a smaltire gli ossidi da una parte, il vetro là dove si raccoglie il vetro che è riciclabile, ok, sotto quel profilo meno male non c'era dentro plutonio, sto esagerando, ma ovviamente per andare a individuare quanto attraverso questi container, questi trasporti internazionali ci possono essere anche situazioni strane, situazioni pericolose. Ebbene ragazzi, fate attenzione. Come ci si salva da questo? Come si verifica? Non si può fare, se non che quando ricevete la batteria fate un test di capacità, ovvero svuotate la batteria, consumatela e poi ricaricatela attraverso questa scarica appropriata. Ovviamente non dovete buttarla a 0 volt, no? Nel caso del piombo deve arrivare a circa 10,5, 10,8, 11 volt. Quando arriva a 11 volt, lì la caricate totalmente e vedete quanta corrente è entrata. Come lo faccio? Lo fate questo? Lo fate con uno strumento di cui ovviamente metto il link qua sotto, ma attenzione, questo non è un video per vendere questo link, perché io non vendo niente. C'è il link, se volete lo comprate o no, se avete soprattutto intenzione di andare nella direzione delle piombo e quindi acquistare batterie per il fotovoltaico, allora consiglio di comprarlo, perché con questo strumento voi andate, lo vedete qua,
Voi andate, c'è sotto il link, voi andate a svuotare la batteria fino a una capacità che si riduce al minimo ma senza solfatare, dopodiché andate a caricarla al massimo. Il passaggio di corrente che vedrete è la quantità di energia che c'è all'interno di questa batteria. Ebbene, se sono entrati 100 ampere e la batteria doveva essere 200 ampere, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Questo si fa ovviamente da nuova, appena ricevuta, perché già dopo un anno o due gli ampere non sono più gli stessi, soprattutto nelle piombo sono diminuiti per usura. Ebbene, in questo modo andiamo, è l'unico modo, perché le batterie sono scure, sono di questa plastica molto, che non riuscite a vedere dentro. Anche aprendo i tappi, voi vedete esattamente le piastre attive, perché sono lì in centro, ma non vedete l'estremo destra e sinistra di questa cella. Sei celle, vi ricordo, fanno la 12 volte con le piombo. Ebbene, l'unico modo è questo, fare un test di capacità. Ok, un altro test un po' più complesso è quello di potenza per vedere se regge lo spunto della sua, ma lì entriamo in un campo un po' più difficoltoso, non per tutti. Ebbene, coloro che lavorano sulle piombo perché vogliono un impianto più in sicurezza, molto più semplice, due cavi e funziona tutto, questa verifica andrebbe fatta, la verifica della capacità dei kilowattora contenuti all'interno della batteria, degli ampere contenuti all'interno di una batteria in funzione dell'acquisto effettuato. Ragazzi, un video denuncia, fate attenzione a cosa comprate, il metodo di verifica è questo. Fatemi sapere se vi è successa la stessa cosa, contattatemi nei messaggi qua sotto, ma anche su Messenger, in modo da andare a divulgare queste informazioni affinché voi, cari iscritti a questo canale, non cadiate trappola di queste truffe internazionali. Ragazzi, il video è finito, è breve. Divulgatelo, condividetelo, trasmettetelo ad altri affinché questa informativa, questa informazione possa renderci un po' più accorti, un po' più attenti a quello che può succedere come l'ignaro amico del canale che è stato vittima, di questa batteria truffa. Ragazzi, se il video vi è servito, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata.